Eccoci qua, buongiorno e benvenuti a un altro video dell'Inner Side Project. Questa volta siamo sul Monte Mia, nei pressi di Stupit, quindi Cividale, sempre nei dintorni. Questo è il bivacco o ricovero del Monte Mia. Andiamo subito a dare un'occhiata dentro. Premetto subito che dal mio punto di vista è un ottimo bivacco, ma ha un paio di problemi, certamente. Allora, facciamo subito una rapida valutazione di quelli che sono i nostri quattro criteri. Fuoco è ottimo perché oltre alla legna già preparata che abbiamo comunque ripristinato, qua attorno è pieno di legna, molta legna secca e quant'altro, e lo spalvierino è veramente funzionale. Piccolo problema, qualche simpaticone si è portato via la griglia, quindi bisogna tenere il fuoco relativamente basso, altrimenti si rischia di fondere il contenitore per la cena. Ma comunque, detto questo, visto che è un problema al quale si può ovviare senza difficoltà, il fuoco si becca il massimo del voto. Acqua, ecco, questo è un problema. La cisterna c'è, d'accordo? L'acqua chiaramente non potabile perché è piovana, ma si può utilizzare come al solito, quindi non dovrebbe essere un problema. La difficoltà sta nel fatto che probabilmente i tubi che sono collegati con la cisterna sono spaccati all'interno del muro. Infatti io non so se Martina riesce a inquadrarlo, a farlo capire, magari più in qua per terra è un lago. Noi siamo arrivati ed era già un disastro così, chiaramente pieno di cacche, di ghiri, scoiattoli, boh, quello niente di particolare, si può anche pulire e sistemare per poter bivaccare. Inoltre, andando poi a parlare proprio del pernottamento, non c'è nessuna struttura adatta per pernottare qui, però essendoci uno spazio abbastanza grande, riparo da vento pioggia c'è, calore del fuoco c'è, sì, per quanto mi riguarda possiamo anche piazzare una tenda qua dentro una volta la zona pulita generale, quindi da quel punto di vista non è male. Per quanto riguarda invece il ristoro, siamo totalmente a zero. Questo bivacco aperto si trova a 1000 metri d'altezza, hanno fatto fuori tutto, non c'è niente. Sono due bottiglie vuote, cacche di ghiro, strumenti inutili, un due penne e tre stendardi che sono lì da chissà quanto tempo. Purtroppo le condizioni di manutenzione di questo bivacco sono praticamente zero. È incredibile che lo spalvier sia in queste condizioni, cioè buonissimo, d'accordo? Quasi stona con il resto dell'ambiente, ciò nonostante è un ottimo riparo. Ma non è finita qua. Vincoli? Il bivacco è composto da tre blocchi. Questo è il blocco principale, sempre aperto, che ripeto è un ottimo riparo come punto d'appoggio, d'accordo? Anche perché qui attorno abbiamo tutto. C'è addirittura un po' di lattughina che è stata piantata laggiù, oltre ad un albero di nespole che è giù di là, dal quale abbiamo anche approfittato di qualche frutto. E poi c'è questa struttura che purtroppo è chiusa. Probabilmente deve essere un rifugio di caccia o qualcosa del genere. Noi abbiamo cercato di trarre più informazioni possibili a valle, ma nessuno sa dire niente di preciso. Questo sembra un capanno degli attrezzi. Abbiamo visto l'uscita per una piccola stufetta sul retro. E questa è un'ulteriore struttura chiusa e ancora non è finita. Vieni di qua. Il Monte Mia è pieno di faggi e di abeti rossi, quindi anche a livello di sopravvivenza c'è parecchio cibo da tirare fuori dagli alberi, dalla terra. L'ultima struttura che andiamo a vedere è, diciamo, la struttura originale che era stata progettata per questo bivacco, o almeno questo è quello che ci hanno detto. Che è questa? Che purtroppo è chiusa, d'accordo? A valle ci hanno detto che è necessario avere il permesso della forestale per poter entrare qui. L'hanno chiusa, una volta era aperta,
unicamente perché purtroppo vandali e incivili di ogni genere hanno rubato di tutto, rubato mobili, rubato materassi, distrutto i letti e quant'altro. Sembrerebbe che adesso la forestale stia lavorando, o il comune, d'accordo, di Pulfero, stia lavorando per rimetterla a posto. Noi non potremo entrare, ma c'è da confessare una piccola cosa. Vieni qua. Facendo il giro del bivacco abbiamo trovato questa finestra aperta. Da qui siamo, lo ammettiamo, entrati facilmente all'interno del bivacco. Abbiamo trovato un ambiente veramente ben tenuto, cioè nel senso, mobili nuovi, materassi ancora imbustati, armadi e addirittura quattro posti letto, con una struttura che permette di scaldare l'ambiente in pochissimo, senza contare che c'è anche un piccolo sparger e un gruppo elettrogeno sia qua che là. Quindi in realtà il luogo ha un potenziale incredibile, solo che è stato lasciato a se stesso. Sarà anche colpa dei vandali o quant'altro, non lo possiamo sapere, che la gente sia stufata di tenerlo a posto perché poi ci arrivano su masnade di persone a distruggerlo. Resta il fatto comunque che è totalmente inutilizzato, ci sono ragnatele che sono vecchissime, animali morti e quant'altro. In fin della fiera la valutazione che possiamo dare al bivacco MIA è un buon CPU o un CB, d'accordo? Perché fornisce un ottimo punto d'appoggio, ci si può riparare, l'ambiente ti può dare tutto quello che può servire per nutrirsi, ripararsi, creare ripari, eccetera, eccetera, non manca la legna e l'acqua si riesce a tirare fuori con una certa facilità, basta bollirla. Un vero peccato che sia in pessime condizioni di manutenzione. Tra l'altro da qui si arriva sul Monte Mia in 40 minuti, sulla cima, ed è uno spettacolo veramente epico. Un vero peccato per la manutenzione. E questo è quanto.